guido una Jeep perché ha un grosso spirito di appartenenza, perché è una macchina molto confortevole e perché ti permette di andare sulla strada, ma di esplorare anche dei nuovi posti. Come dicevo prima, la Jeep Wrangler per me rappresenta un po' lo spirito di libertà, la possibilità di personalizzarla e quindi di realizzare un oggetto che ti assomigli in tutto e per tutto. Dovreste votare la mia Jeep perché, oltre a essere un Wrangler molto elegante, sicuramente avvicina le donne al mondo dell'off-road, che è molto importante. Fino ad oggi è sempre stato un po' considerato un mondo maschile e invece, perché no, anche noi vogliamo la nostra parte. Guido una Jeep perché è un'automobile che possiede un carattere specifico ed è in grado di essere parte integrante della propria vita, per cui uno su una Jeep può ottenere delle personalizzazioni, cosa che su altri veicoli oggi non è più possibile fare. Per me la Wrangler non è solo un'automobile normale come possono essere tante altre, è un'automobile che ha un carattere specifico, è un'automobile che permette di emozionarsi ogni volta che la si usa. Io credo che dovreste votare la mia Wrangler perché è un'automobile, un fuoristrada abbastanza personalizzato ed è reso più performante per l'utilizzo in fuoristrada, per cui credo che rappresenti al meglio proprio lo spirito di questa macchina. Una Jeep perché la Jeep è l'unica vettura che ti permette di trasformare le condizioni di vita quotidiana in un'avventura. La mattina esci, non sai che cosa ti succede, ma se hai una Jeep tutto diventa un'avventura divertente. Jeep Wrangler per me rappresenta l'avventura, rappresenta lo spirito di libertà, rappresenta tutto quello che con una vettura normale non si può fare. Dovreste, o meglio, dovrete votare la mia Wrangler perché è decisamente la più bella di tutte, è la più esclusiva e quella che rappresenta meglio lo spirito americano.